Buonasera. E vediamo di parlare di risparmio relativamente ai costi di transizione elettronica, in buona sostanza i pagamenti che facciamo nei negozi tutti i giorni. Faccio passare qualche secondo, come sempre, per dare modo a chi ha piacere di collegarsi. Simone, dai un'occhiata se qualcuno è collegato. Ok. Allora, come ho detto nel titolo, parliamo di pagamenti fatti con bancomat e carte di credito e relative spese di commissione. I costi che hanno sia i gestori dei negozi, sia i clienti che poi si vedono questi costi ritrasmessi sul prezzo del prodotto o del servizio che acquistano. Allora, prima una brevissima premessa per dire. No, il volume è a posto, purtroppo chi non sente correttamente ha dei problemi di connessione, garantisco che il volume è a posto, poi lo vedrete eventualmente, se non sentite bene adesso aspettate che finisca, poi rivedetevelo registrato, vi garantisco che il volume è a posto perché ormai video ne ho fatti qualche centinaio, l'audio è a posto, il volume è a posto. Allora, stavo dicendo, stiamo parlando di un mercato, quello dei pagamenti elettronici, che è enorme, enorme. Le cifre in gioco sono enormi. Solo negli Stati Uniti, in un anno, solo negli Stati Uniti, le due principali carte di credito gestiscono transizioni per oltre 4.000 miliardi di dollari. Solo in un anno, solo negli Stati Uniti, 4.000 miliardi di dollari. Questo è l'unico dato aggregato che abbiamo a disposizione in questo momento. E chiaramente stiamo parlando di un oligopolio. Parliamo di un oligopolio in mano a pochi soggetti. Con l'avvento di questi mezzi di pagamento che si effettuano per lo più con gli smartphone, ecco che si stanno aprendo nuovi concorrenti e i costi si abbassano drasticamente. Allora, veniamo al dettaglio. Prima però do ancora un paio di dati essenziali. Nei paesi del nord solo il 2% dei pagamenti si fa con il contante, solo il 2% dei pagamenti si fa con il contante, tutto il resto si fa con la moneta elettronica, anche salire su un autobus o pagare un caffè. E la cosa dovrebbe essere anche in Italia, perché in Italia, come in tutta l'Unione Europea, esiste una legge che obbliga tutti gli esercenti ad accettare il pagamento con un bancomat e carte di credito per qualsiasi importo. Per qualsiasi importo. Questo in Italia non è mai diventato, diciamo, pratica, non si è mai realizzato completamente. Perché? Perché mancano le multe, mancano le sanzioni. Ora attenzione, quindi avviso ai negozianti che saranno anche già preparati perché avranno le loro associazioni di categorie che le avranno avvisati. Attenzione, entrerà a breve in vigore il decreto di recepimento della direttiva che introduce sanzioni per chi non è predisposto per accettare pagamenti di qualsiasi importo. Quindi anche andando al bar e prendendo un caffè si dovrà poter pagare con carta di credito, bancomat, o queste applicazioni che adesso andremo a vedere si utilizzano, appunto, per le quali si utilizza un telefonino. È chiaro che in questo momento questi pagamenti elettronici sono ostacolati da costi molto elevati. Giusto per dare alcuni dettagli, soprattutto per i consumatori, per noi gente comune, perché alla fin fine è vero che paga il negoziante. Ma è altrettanto vero che ovviamente il negoziante poi girerà questi costi sul prezzo di ciò che stiamo acquistando e ciò che stiamo consumando. Allora, l'installazione di un POS per il bancomat costa 300 euro con Bancasella, costa 200 euro con Intesa San Paolo, costa 100 euro con Unicredit e poi c'è il canone mensile, 20 euro con Bancasella, 40 euro con Intesa San Paolo e 28 euro con Unicredit, e questi sono i costi, diciamo, proprio per avere fisicamente il POS. Poi ci sono i costi di transit, di proprio le commissioni ogni volta che viene fatto un pagamento, e sono costi abbastanza rilevanti. Ora entrano in gioco finalmente nuovi operatori di cui vado a elencarvi brevemente.
Prima di iniziare però ancora due notizie generali. Sempre con la nuova direttiva si ribadisce il divieto di far pagare una quota aggiuntiva al cliente quando paga con carte di credito o debito, cosa che purtroppo è successa negli ultimi periodi. E poi sulla sicurezza, in maniera da dare subito, diciamo, una garanzia di solidità, perché oltre alla password iniziale, come succede adesso per l'home banking, ogni transizione avrà un suo codice specifico, unico, univoco, che arriverà via SMS. Quindi c'è il doppio passaggio, la doppia sicurezza per ogni pagamento. Ecco, e questi sistemi che adesso vado a elencare si aggiungono ai bonifici istantanei che alcune banche hanno già messo in opera. Probabilmente si allargheranno anche ad altre banche. I bonifici istantanei, mentre prima ci volevano qualche giorno, adesso basteranno 10 secondi. Basteranno 10 secondi con i nuovi bonifici istantanei. Bene, veniamo proprio alla ciccia del discorso. Prima app, che è quella che vi consiglio, diciamo, caldamente. L'ho installata anch'io ancora 2 anni fa. Nel mio telefonino, era proprio all'inizio, si chiama Satispay. Si chiama Satispay, vi faccio vedere, ecco, una delle loro pagine web con la specifica dei costi. Con la specifica dei costi. Dopo tutti questi link ve li metto naturalmente nel post. Però prima di proseguire, volevo dire una cosa generale. Satispay non è solo molto utile e molto conveniente per pagare un negoziante, quindi la trattoria, piuttosto che il negozio di alimentari, piuttosto che il bar, piuttosto che altri tipi di pagamento, ma è utilissimo anche per fare dei pagamenti tra privati, tra amici. Tra privati, tra conoscenti. Tante volte capita che si esce, mi mancano 10 euro, mi presti 10 euro, si va in pizzeria, paga uno per tutti, eccetera, eccetera. Ora, con pochi click, agli amici che si hanno in rubrica si potranno versare delle piccole cifre fino a 200 euro senza spendere un centesimo. E la cosa essenziale è che tutti i pagamenti per il cliente, il costo è zero. Cioè, utilizzando Satispay, voi, se siete il cliente, per voi il costo è sempre zero. Per il negoziante, il costo di installazione è zero, il costo del deposito in cassa sul conto corrente è zero, i costi per pagamenti inferiori ai 10 euro è zero. I costi per le transazioni, per i pagamenti superiori ai 10 euro è 20 centesimi. È 20 centesimi. Per i pagamenti a negozi online, ecco, Satispay è una delle poche possibilità in questo momento di pagare anche facendo acquisti su negozi online. Quindi, facendo acquisti su negozi online, i costi per pagamenti inferiori a 10 euro sono lo 0,5% dell'importo dell'acquisto, e per le transazioni superiori a 10 euro il costo è lo 0,5% più 20 centesimi. Questa è la app che appunto indico per prima, perché è quella secondo me più efficace, è quella più diffusa che trovate già oggi, più diffusa, e quindi consiglio anche tutti i gestori, i negozianti di utilizzarla. Andiamo avanti allora con Satispay. Poi scusate perché devo fare il collage di 3 articoli, questo l'ho finito, quindi posso archiviarlo. Dopo Satispay passiamo a un'altra app che si chiama Tinaba. Allora, aspettate, dico ancora una cosa su Satispay. Su Satispay abbiamo anche un'ulteriore verifica che è stata fatta da Banca Etica, per cui diciamo, ho un'ulteriore garanzia di solidità e di serietà del progetto. Quindi, se voi cercate su Google Banca Etica e Satispay, vedrete che è in atto una collaborazione tra questi due soggetti, e
E la cosa a me personalmente piace molto, quindi vuol dire garanzia appunto di serietà del progetto. Seconda app si chiama Tinaba. Vi faccio vedere subito un attimo anche qui la home page, anzi una delle pagine, se Simone se vuoi inquadrare appunto questa è la home page di Tinaba. Ecco, torno pure su di me. E Tinaba, la caratteristica principale è che i costi sono zero. Sono zero, punto, per tutto, sia per clienti che per negozianti. Però io vi avviso subito di due cose. Primo, è assolutamente poco diffusa ancora, quindi trovate pochissimi negozi che accettano questo modo di pagamento. Poi la seconda cosa che a me personalmente non piace è che per utilizzarla bisogna aprire un conto corrente in una banca che si chiama Banca Profilo, che di fatto è controllata da una società lussemburghese e sappiamo che Lussemburgo è un paradiso fiscale, è un paradiso fiscale. Per cui si deve aprire questo conto corrente che per carità è a costo zero, però appunto è su una banca che è posseduta da una società lussemburghese. Quindi la cosa non mi piace, mentre con Satispay non l'avevo detto, scusate, con Satispay non è necessario aprire un conto corrente, vi appoggiate a un conto corrente che già avete, quindi dovete avere un conto corrente, ma va benissimo quello della vostra banca, non dovete aprire nessun conto corrente ulteriore, va benissimo quello della vostra banca, voi vi ricaricate con un massimale di 200 euro alla settimana. E man mano che spendete, poi la app automaticamente ricarica e vi riporta con un credito di 200 euro alla settimana. Quindi ribadisco, non è necessario un nuovo conto corrente. Quindi di Tinaba vi ho detto, è l'altra app che si propone in questo mercato e non è l'unica perché ve ne sono altre. Io queste le elenco velocemente. Allora andiamo indietro sull'altra pagina. Eccola qua. Allora abbiamo Hype, che è un'altra applicazione ancora. Poi vi manderò comunque il link con tutte le indicazioni. E questa è la terza app che si propone appunto per queste transizioni elettroniche. Diciamo che il mercato finalmente si è aperto. Finalmente entrano nuovi soggetti che possono esercitare appunto queste transizioni con costi estremamente più bassi rispetto alle carte al bancomat che siamo abituati a utilizzare in questo momento. Vi faccio l'ultimo esempio pratico. In questo momento, se voi andate a fare una colazione in un bar e vi costa 5 euro e la volete pagare con il classico bancomat, o carta di credito, vi costa dai 10 centesimi ai 45 centesimi come costo di commissione che non pagate voi come cliente direttamente, lo paga il negoziante, però ribadisco, poi alla fine il negoziante deve pur rivalersi di questi costi e coprirsi di questi costi. Mentre con Satispay e Tinaba questi costi scendono a zero, a zero. Se invece spendete cifre superiori a 10 euro, per esempio andate a cena e spendete, se andate a cena in due, voi e vostra moglie, spendete per dire 85 euro, i costi con le classiche carte di credito e bancomat vanno da 1 euro e spiccioli fino addirittura possono arrivare anche a 7 euro abbondanti. Quindi capite che su una cena da 85 euro far pagare all'esercente 7 euro di commissione sono tanti e ribadisco poi questi costi vengono riversati su di noi, sul cliente finale. In questo caso con Satispay il costo scende a 20 centesimi e con Tinaba è zero. Quindi molto velocemente io vi ho dato queste indicazioni, adesso vi metterò il link per approfondire e per avere maggiori informazioni, diciamo che finalmente si apre la possibilità di fare questo tipo di pagamenti a costi estremamente più bassi e quindi personalmente io ho già iniziato a utilizzare appunto queste applicazioni. Spero che i negozianti che vedranno questo video
valutino l'opportunità alla fin fine per loro di risparmiare tanti soldi e di acquisire anche clientela che vuole pagare non più in contanti ma con pagamento elettronico, mentre appunto per il cittadino normale questo è una comodità ulteriore, fa abbassare comunque il costo del prodotto perché il negoziante non ci mette più sopra le commissioni e poi ribadisco con Satispay avete anche questa possibilità di scambiarvi contante tra di voi, quindi semplicemente selezionando dalla rubrica la persona a cui volete dare un po' di soldi senza pagare un centesimo di commissione, senza pagare un centesimo di commissione e quindi questo credo sia decisamente un risparmio. Bene, con questo ho finito, vi metterò il link per approfondire, grazie a chi mi ha seguito, se ritenete la cosa meritevole condividetelo con i vostri amici e parenti, in questo caso soprattutto negozianti di qualsiasi tipo. Grazie e buona serata.